Buonasera e benvenuti ad Off Limits, una puntata anche quella di questa sera estremamente ricca di storie e di spunti. Parleremo un po' di tutto, ma la prima storia è una delle storie più belle che si possono raccontare. Io credo che ci si possa credere o no, la storia di Fortunato Zanfretta è una di quelle storie che negli ultimi 30 anni, nonostante si sia sentita raccontare più volte, è sempre un piacere sentirla, è sempre un piacere fare domande e certamente stare per qualche minuto a cullarsi nella fantasia e nel racconto di questa esperienza fantastica vissuta appunto da Fortunato Zanfretta. Buonasera. Buonasera, grazie di essere venuto, prego, si accomodi. Grazie. Allora, siamo venuto a posto, tutto a posto in macchina, tranquillo. Sì, stasera, sì, tutto tranquillo, quindi siamo almeno per questa sera a posto. Con lui due persone che hanno caratterizzato e in qualche modo hanno seguito l'esperienza proprio dall'inizio di Fortunato Zanfretta e che sono venuti qui con noi per appunto raccontarci questa sera pienamente quello che accadde 30 anni fa. Allora abbiamo Rino Di Stefano, buonasera. Buonasera, giornalista, prego, grazie. E autore del libro che poi andremo a vedere, e rimango in piedi per presentare Mauro Moretti. Buonasera, vado a dirlo come mi ha detto prima, medico, psicoterapeuta e specialista in ipnosi. Buonasera. Buonasera. E fu la persona che ipnotizzò Fortunato Zanfretta in un brano che poi andremo a vedere. Allora, io dicevo, partiamo dall'inizio, Fortunato. Ci diamo del tu perché sì, ci ha visti qualche volta. Il dato di questa storia è che è incredibile da una parte, mentre dall'altra c'è l'elemento dello scetticismo. Insomma, tante persone ci hanno creduto, certo. Alcuni piace credere a questa storia, altri ovviamente sono rimasti scettici e sono liberi di farlo. Tra gli elementi, diciamo, di questo scetticismo c'è chi dice che in qualche modo, in maniera più o meno profonda, una persona possa essere rimasta colpita da alcuni elementi di fantasia, del fantastico, certo, e che quindi tutto questo si è entrato in un'esperienza anche in qualche modo legata, diciamo, ai movimenti del cervello, della propria fantasia. Però detto questo e fatto questa premessa, ci vuole riraccontare, lo so che per lei sarà una cosa che ha fatto, ma la prima volta come è andata, il primo giorno, cosa è successo e come andò quella sera del 6 dicembre del 1978. Diciamo, quella sera ho preso la macchina di servizio e ho cominciato a fare il mio solito giro, Molasana, Prato, Bargagli, Toriglia, Montebruno e Rovegno. Poi ritornavo indietro, facevo di nuovo Rovegno, Montebruno, Toriglia e poi facevo Marzano. Non capisco quella sera perché ho voluto fare alle 11:30 Marzano, comunque ho tagliato Marzano, biglietti su tutta la strada principale della via, poi la piazza principale dove c'è il panettiere, il panificio, cose varie. Poi rimanevano due ville, Villa Casa Nostra e la Villa Verde, viceversa, Villa Verde e Villa Casa Nostra. Sono arrivato a Villa Verde, motore acceso, fari abbagliante acceso perché lì è piuttosto buio. Quindi sono entrato, ho messo i biglietti all'ingresso, dietro anche dalla casa di questa Villa Verde qua. Poi in un certo momento guardo verso Villa Casa Nostra e vedo quattro fari che si muovono. In un certo momento di corsa scendo, prendo il microfono, chiamo, all'epoca mi chiamavo 78 come sigla, canguro dalla 78, guarda che a Villa Casa Nostra ci sono i ladri. E lì in quel momento si spegne, tutte le luci si spengono, tutte le luci della vallata, la macchina, le luci e la radio. Chiaramente io pensavo che era un guasto, quindi ho buttato il microfono, ma proprio adesso doveva guastarsi. Quindi ho impugnato la pistola, ho acceso la pila, funzionava, e mi sono avviato verso la casa, con tanto di paura comunque, perché comunque sia, uno può essere coraggioso quanto vuole, ma quando sei da soli c'è poco da essere coraggioso. Certo, certo. Mentre mi avvicino pian piano alla villa, queste quattro luci girano attorno alla casa. Io sempre pensando che fossero ladri, li ho rigirati dall'altra parte, spalle al muro, strisciando lentamente verso la parete, spenta la pila con calma. Ho aspettato all'angolo della casa un momentino. Queste luci com'erano? Erano come grandi. Quattro fari, non troppo grossi, ma che si muovevano proprio. Magari abbiamo cercato di lavorare, cercando di aiutarci con la fantasia. Sarà regia può mettere in onda quel brano bellissimo, peraltro, di un vero capolavoro del cinema, di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Quando c'è il momento del
in questo caso dell'incontro, eccolo. Ecco, possiamo guardare questa scena Zaffretta e capire un attimo. In questo momento è un momento bellissimo della cinematografia, tra l'altro, perché nessuno se l'aspetta una cosa del genere. Ecco, può essere paragonabile una cosa... Cioè questi quattro fari. Ecco, questi quattro sono fermi comunque, certo, e sono alzati. Lì proprio si muovevano in tutti i sensi. Quindi sono andati dietro dalla casa e sono spariti. Quindi io pensavo che erano ladri sicuramente. Quindi mi sono messo sempre dietro la parte opposta, spalla al muro, la spenta. Sono stato nell'angolo della casa, aspettavo che uscissero fuori, in modo che io li potessi prendere. Ho aspettato poco, ma sarà meno di un minuto. Mi sono sentito una grossa spinta, sono rotolato per terra, quindi ho perso pistola e pila. A gattoni ho cercato subito, ho trovato la pila, con la pila ho cercato la pistola e l'ho puntata su chi mi aveva spinto. E l'istinto, il fermo lì, non ti muovi. Da lì, quando ho cominciato a fare questo lavoro qua... Se non sbaglio c'è anche un disegno che ritrae benissimo questa scena in cui Zaffretta guarda in alto e trova davanti a sé la figura. Sì. Questo è il dato. Questa non è questo disegno, è quello l'altro. Successivo. C'è proprio un disegno in cui c'è il metronotte accucciato e la figura. Adesso andiamo a vedere. Io invece volevo coinvolgere a questo punto di Stefano. Perché il dato importante di questa esperienza, che poi si è ripetuta ma poi andremo avanti, è che ci sono dei testimoni. Insomma, al di là dell'incontro ravvicinato avuto da Zaffretta, quella sera, in quella zona, tanti videro fenomeni strani. Sì, furono davvero tanti, nel senso che i carabinieri aprirono un'inchiesta, aprirono un'inchiesta sull'accaduto, appunto su questa stranissima serata di Piero Zaffretta, e scoprirono 52 testimoni, cioè 52 persone che affermarono che in quelle ore, esattamente in quel posto, videro una grande, enorme luce tipo triangolare, comunque un piatto, ecco, diciamo così, un grosso piatto luminoso, aggirarsi sulle alture di Torriglia e posarsi nel posto dove lui in effetti ebbe questa esperienza. Ora, io quello che vorrei fare, se me lo permetti un attimo, certo, è il discorso che quando si parla del caso Zaffretta, a prescindere dall'interpretazione che si voglia dare, nel senso extraterrestri, quello certo, che si vuol dire, ma a prescindere da quello, stiamo parlando di un fatto di cronaca che ha coinvolto carabinieri, polizia e magistratura. Cioè, io me ne ero occupato in questa circostanza, capisci? Quindi come un fatto che è realmente accaduto, a prescindere, ripeto, a prescindere dall'interpretazione. No, questo infatti secondo me è il vero dato per cui questa storia oggi si può raccontare, perché in certo, ogni caso, comunque la si voglia credere o meno, è una storia da raccontare ed è una storia che ha mantenuto in sé tutti degli elementi di fascinazione e di affabulazione. Scusami, tra i testimoni ci fu persino il allora brigadiere dei Carabinieri, che tra l'altro purtroppo è mancato giovanissimo un mese fa, il quale vide insieme alla moglie e a una coppia di amici questo benedetto oggetto luminoso in cielo, ma non stiamo parlando a chissà quale altezza, lo videro purtroppo nel senso molto molto vicino al centro abitato. Abbiamo qualche spiccio di secondo prima di andare in pubblicità. Era un'epoca, quella al di là in cui si avveniva questo fatto, un contesto molto particolare, che era il periodo degli anni di piombo, il certo, periodo della violenza. Io mi occupavo di Brigate Rosse in infatti, quel periodo. Quindi racconta un po', cioè i carabinieri. Posso immaginare che i carabinieri allora, lo stesso Zaffretta, magari si aspettavano ben qualcosa di diverso, quindi anche il senso della paura che diceva prima, possono essere degli occasionali ladri, ma a quei tempi la violenza c'era sul serio. C'era, come? Tutti i giorni avevamo a che fare con qualcuno purtroppo ucciso in questo o quell'attentato. In tutta Italia, ma a Genova ne abbiamo avuti per così, non è certo, che... Certo, infatti. E tu vivevi questa esperienza di, certo, di raccontare, diciamo, purtroppo fatti di sangue che avvenivano tutti i giorni e come mai? Pratica, io al mattino facevo il cronista di Cronaca Nera e quindi mi occupavo prevalentemente di quello, di Brigate Rosse. Io sono andato 5 volte a prendere i messaggi delle Brigate Rosse di qua e di là. Al pomeriggio, io allora lavoravo al Corriere Mercantile, che quindi avevamo un turno di lavoro prevalentemente mattiniero. Sì, perché il Mercantile usciva il pomeriggio.
usciva al pomeriggio, all'una, all'una e mezza, sì. Per cui al pomeriggio eravamo, tra virgolette, liberi, no? Allora mi sono occupato di questa storia perché ero rimasto incuriosito. Cioè ero rimasto incuriosito dal fatto che un padre di famiglia, lui allora aveva due figli, improvvisamente, da fuori di matto, terrorizzato, eccetera, perché sostiene di aver visto degli UFO. Allora mi sembrava una cosa inconcepibile, ecco, non era... E infatti chiesi all'istituto di vigilanza per cui lavorava lui se potevo, con il suo consenso, farlo sottoporre ad una ipnosi regressiva. Ed è per questo che ho chiesto l'aiuto del dottor Moretti. E allora a questo, poi alla continuazione anche del racconto di Zanfritto, ci arriviamo subito dopo la pubblicità, a tra poco. Allora, siamo con Fortunato Zanfretta, Rino Di Stefano e Mauro Moretti per parlare dell'incredibile avventura di Zanfretta. Eravamo rimasti al momento in cui lei vede questa figura. Vede questa figura e cosa succede? Niente, lì punto chiaramente il faro addosso, lo guardo e ho perso i sensi praticamente. Poi tutto un tratto, erano le 11.45, 23.45, poi tutto un tratto mi sono ripreso, ho ritrovato la pila accesa per terra, cercavo la pistola e l'ho puntata su quello che avevo visto, ma non c'era niente. Quindi è stato un attimo quello? È stato un attimo, poi ho cominciato a correre verso la macchina, a un certo momento tutte le luci della vallata si riaccendono, la macchina si riaccende da sola, i fari chiaramente puntati su di me mentre corro, ho preso la radio e ho chiamato Canguro da 78, ho detto non sono uomini, non sono uomini, venite subito. E poi tutto un tratto da dietro la casa si è alzata una luce enorme che poi è sparita in cielo. Allora, no, Zanfretta, dicevamo prima, figura conosciutissima, insomma provatissima come esperienza professionale, quindi una testimonianza più che valida, però Moretti, non gli credono, evidentemente è un po' dura da credere questa cosa qua. Allora l'idea di sottoporre, diceva Di Stefano, Zanfretta a un'ipnosi. Ora, io leggendo per prepararmi a questa intervista, sono andato a vedere e si dice che comunque l'ipnosi non dà tutte le garanzie di successo, non è che dice che comunque il fatto che si ripetano le stesse cose che vengono dette in testimonianza cosciente. Normalmente quando c'è un gruppo di amnesico, non gruppo nero, nella memoria o per motivi di shock o per altri motivi, si usa l'ipnosi cosiddetta regressiva, si fa tornare la persona in stato di trance in un periodo precedente e poi lo si porta in avanti. Allora, un momento che non funziona il microfono. Facciamo così. Adesso mandiamo il DVD con quello che è uno dei momenti culminati. In realtà il DVD che abbiamo visto è lunghissimo, quanto sarà? 55 minuti. Un'oretta. Sì. Un'oretta, noi ne abbiamo preso 3 minuti che sono uno dei momenti più, diciamo, topici di quanto Zanfretta ripete al microfono e ripete quello che è accaduto in quel momento. Se non sbaglio, lui dice siete ancora voi, quindi sì. Molto probabilmente quel DVD che del 7 era la seconda volta. Del 79 fa riferimento alla seconda volta. Noi andiamo a vedere il DVD e poi dopo ritorniamo con Moretti. Di nuovo voi. Ma cosa volete da me? Lasciatemi stare. Io non vi ho cercati. Lo so che avete bisogno di me, ma io non voglio. Io voglio stare in pace. Ho 2 bambini. Sto bene così. Perché mi prendete le pallottole? No, la pistola no. Perché me la togliete? Sparate
in quel quadro, ma io non ho sentito i colpi. No, ho il casco sulla testa, no, no, vi prego, fa male. No, aia, la scossa, no, poi la luce, è fastidiosa, fa caldo. Lasciatemi stare. Adesso, perché mi spogliate? No, non toccatemi. Hai la testa. Levatemi con l'affare sulla testa, mi fa male. No. No, voi non tornate. Non dovete tornare. Non voglio che mi portate via. No. Io non ci vengo più qua sopra. Non lo so, anche se mi nascondo, mi trovate quando volete, anche se mi coprono gli altri, ma io non voglio venire. Voi, hai la testa, levatemi. E questo era il momento topico, cioè tra l'altro poi andremo magari a riprendere sul fatto del casco che stavo mettendo in testa, ma questo è un altro argomento. Dato che prima c'è stato qualche leggero problema al microfono, ritorniamo a dire la questione dell'ipnosi. Sì, certo. Quando c'è una situazione di amnesia, di buco nella memoria, eccetera, l'ipnosi è una tecnica abituale, si usa la cosiddetta ipnosi regressiva. Si porta la persona in stato di trance profonda, la si manda progressivamente con tutte le attenzioni del caso indietro nel tempo, poi si porta il tempo, si riporta in avanti in modo che la persona possa ricordare tutto quello che aveva vissuto e aveva dimenticato. Ripeto, con molte precauzioni, perché se una cosa è stata dimenticata ci sono dei motivi, quindi bisogna stare molto attenti. Infatti con lui avevamo fatto anche delle ipnosi non registrate preventivamente, colloqui psichiatrici eccetera, per accertare se era il caso di poter fare tranquillamente un certo tipo di lavoro. Ecco, la domanda poi, il succo è credibile quanto dice lui in stato di ipnosi? Insomma, ha un riscontro secondo lei per la sua esperienza? Soggettivamente sì, soggettivamente. È sbagliato chiedere all'ipnosi se quello che emerge è poi un fatto oggettivo, vero, come si può dire normalmente, no? Perché si può dire mente o non mente. Sì. No, se la persona racconta qualche cosa in buona fede oppure se la racconta in mala fede. Ecco, questo è quello che si può dire. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di dati oggettivi che ho sempre detto, l'ipnosi, chi mi chiede, ma l'ipnosi garantisce la verità, non è la macchina della verità, se poi funziona veramente. È semplicemente uno strumento per fare emergere dei dati ed eventualmente farli dimenticare, se questo è il caso, al termine della seduta, in modo che la persona possa mantenere una sua tranquillità. Ok. Poi ci sono state anche altre volte, in sostanza. Questa è stata la prima volta. Poi quante sono state, diciamo, gli incontri? 11. 11. E le altre volte cosa accadde? Cosa si ricorda lei? La seconda volta, dopo 20 giorni, ho ripreso il mio servizio normale, quindi per me non era successo niente. La strada è sempre la stessa, Malassana, vado a Bargaglio, ho imboccato la galleria della Scoffera, con la macchina 127, a metà mi viene addosso una specie di nebbia bianca.
Il mio primo istinto è stato quello di frenare, perché la gente che veniva, due sensi, no? Mi veniva addosso, si faceva anche del male. Quindi ho cercato di buttarmi vicino al guardrail, per, invece non funzionava né freno, né volante, né sterzo. A un certo momento la macchina da sola prende velocità, fa un testecoda rapido e veloce e io finisco dietro. E la macchina da sola ha cominciato a partire. E poi mi sono trovato sopra un monte. Ho chiamato chiaramente aiuto, la macchina vola. Ecco, io mi ricordo, proprio anche leggendo, ma ricordo anche quando ero piccolo, da bambino, che seguivo questa cosa, che lei sentiva caldo, freddo, oggetti bollenti. È vero? Cioè, come si ritrovava dopo le esperienze? Ma io, a parte che sui monti fa un freddo dall'accidente sicuramente, ma io stavo bene. Cioè, anche dal racconto dei miei colleghi, da altre persone, su quei monti pioveva che il signore la mandava. Quindi temperatura bassa, pioveva, ma tutto attorno a me, fra me la macchina era caldissima e attorno a me io ero asciutto, non avevo problemi, ma lontano neanche un metro e mezzo, due metri, i miei colleghi erano tutti bagnati freddi. Ecco, quello che lei diceva nel corso delle ipnosi non se lo ricorda? No, assolutamente. No. Quindi tutto quello che è emerso, diciamo, durante l'ipnosi è, diciamo, una scoperta. Lui non raccontava assolutamente nulla. Tutto quello che si riusciva a sapere attraverso l'ipnosi. Però vorrei dire, in certi episodi, per esempio quello che riguarda proprio l'ipnosi che tu adesso hai appena fatto vedere, e si parla anche della spedizione di salvataggio che è stata fatta per appunto toglierlo dai guai in quell'occasione, no? E lì c'erano più di 20 metronotte. Lui raccontava che appunto, arrivato a un certo punto, un certo momento, La sua auto si spegnevano i fari, eccetera. Questi che sono andati a salvarlo, e ti ripeto, erano tante persone, almeno una ventina senz'altro, quando sono tornate indietro, quando sono riuscite finalmente a trovarlo, perché lui si nascondeva, quindi non era in uno stato, diciamo così, normale, quando sono riusciti a prenderlo, l'hanno messo in macchina e poi sono tornati giù dalla strada di Rossi, improvvisamente tutte queste auto si sono bloccate, si è bloccato il motore, si è bloccato l'impianto. Questo è quello che raccontano i metronotte, bada bene, cioè, certo. Io sto riferendo quelli che sono i racconti dei testimoni oculari e che poi ho messo nel libro. Tra l'altro il libro io non l'ho neanche scritto immediatamente, io ho aspettato 3 anni prima di scriverlo, cioè ho voluto scriverlo a mente fredda, non a mente calda, ecco. Per cui c'erano le testimonianze di queste persone. Magari se adesso vogliamo vedere la copertina del libro, o un libro che peraltro, poi abbiamo ancora, se non sbaglio, 2 blocchi, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per poter parlare, un libro che ha avuto 3 ristampe, sì. Le ristampe in cui tu poi adesso hai aggiunto degli altri. Sì, è stato nell'84, nel 97 e adesso nel 2006. Ho aggiunto una parte in più, un appendice di un centinaio di pagine, proprio per raccontare quello che è successo dopo l'84, dopo, diciamo così, la... Diciamo quello, perché alla fine, così andiamo in pubblicità, cioè questa esperienza si divide, diciamo, sino a quando ci sono gli incontri che poi terminano, certo, a altri avvenimenti che avvengono, diciamo, dopo, che sono, certo, anche legati all'attuale realtà. È sicuramente un'esperienza avvincente. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra qualche minuto. Ed eccoci tornati in onda. Ovviamente noi durante la pubblicità continuiamo a parlare di questa vicenda, perché è appassionante, è divertente, nel senso più buono e nobile del termine, che è una vicenda che appassiona. Zanfretta, adesso le facciamo vedere un filmato, si tratta di un film anche in questo caso, Predator, un film che è dall'87. Credo che, almeno quello che ho notato, e penso di averlo anche letto da qualche parte, che la figura, diciamo, il mostro che, eccolo qua, che insegue Arnold Schwarzenegger, è molto simile a quelle che sono le sue descrizioni. Possiamo dire che questo potrebbe essere un riferimento? Sicuramente, no, certo, io quando l'ho visto per la prima volta al cinema e ho visto questo essere, io sono rimasto a bocca aperta. Come facevano a sapere gli americani che io ho visto? Noi non siamo mai andati. Questo 87. Dall'87.
Questo film è dall'87, ma leggendo sempre, cioè, ci sono dei riferimenti, io non so se poi in regia ci siamo riusciti, ma comunque mi sembra una maschera un po' più ben rifatta del mostro della Laguna Nera, cioè un altro classico della fantascienza. Però in effetti rispetto al disegno, qui lo vediamo in un momento, tra l'altro alto, molto massiccio, con questa armatura, quella che sembra un volto in realtà è un'armatura, perché poi si vedrà che il volto del predatore, di Predator, è completamente diverso. Però questa immagine qui, eccola qui, vediamo che la regia di Sara Simoncelli ci aiuta a confrontare l'immagine, è molto simile, ma non può essere che gli americani abbiano visto i suoi disegni e abbiano ripreso. In qualche modo è uscito nell'84 e comunque io sono stato invitato a presentare il libro a Tucson in Arizona nel 91 e infatti ci sono andato, tra l'altro hanno chiesto che venisse proprio lui, l'interessato, ed è venuto con me, siamo andati lì in modo che potessero fargli delle domande e potessero sapere, per cui nel 91 c'è stata la presentazione ufficiale negli Stati Uniti del caso Zanfretta. Poi erano venuti giù degli americani, appunto, no? Ma sì, erano già venuti prima, certo. Perché erano già venuti a intervistarmi in redazione qualche anno prima. Sono un po' strano. Per cui il discorso dell'87 non è che mi... Sì, sì, è di quell'epoca lì, quindi in qualche modo riprende certamente, comunque sembra ispirato, poi probabilmente insomma che tutto questo immaginario si in qualche modo si collega. Diceva prima il dottore della paura, lei era terrorizzato, il terrore, se non si ricordava niente, il terrore da dove arrivava, da che cosa veniva espresso? La paura comunque ogni volta che incontravo loro, quindi non erano esseri umani, cioè un conto è affrontare una persona umana, anche se più grossa di me, in un modo o l'altro le prendiamo, le do e le prendo, però è una persona umana. È come se io andassi, una persona va in un bosco e se mettevo davanti un orso enorme, prova a picchiarlo, l'orso. Ma io queste persone, quando le ho viste persone, io non so cos'erano comunque, quando le ho viste per la prima volta guardate in faccia, purtroppo sono rimasto terrorizzato. Non abbiamo ancora molto tempo, volevo concentrarlo su altre due cose. Successivamente lei ha raccontato di altri due episodi. Uno, quello di, penso addirittura anche qui nella nostra emittente, uno dell'incontro nel centro di Genova di figure particolari. Sì. E l'altro poi della famosa scatola, diciamo, che era chiusa nelle alture di Genova. Certo, sì. Vogliamo parlare di queste figure che lei ha incontrato, chi erano, cos'erano? Diciamo, all'epoca io ero seguito da una persona. Questo in che anni più o meno? 88, 89, diciamo. Comunque questa persona che volto non aveva, aveva la faccia ovale, bianca, giacca a quadretti, pantaloni normali, camminava come niente fosse, io lo vedevo in ogni punto che io andavo, lo vedevo sia da una parte che dall'altra. Non aveva volto. Non aveva volto. E poi addirittura un giorno, in Carignano, ho detto a un signore, mi scusa, posso chiederle una cosa? Questo signore mi dice, mi dica, lo vede anche lei quella persona che vedo io? E lei guarda, non c'era nessuno, ci va, mi dice, vai a casa, vai. E quindi non è che è stata una bella cosa per me sentire questa persona, però tant'è, era lì. Come si spiega, Moretti? In questo caso, da questo punto di vista, cioè qua cambia l'esperienza. Certo. Beh, la prima cosa che viene in mente, Zanfretta, le allucinazioni. Sicuramente. Però per avere le allucinazioni bisogna avere delle patologie. Ora, è stato visto e visitato in lungo e in largo, non soltanto da me, ma da un notissimo collega neuropsichiatra, da uno psichiatra, è stato fatto ogni tipo di indagine possibile e non risultava una persona affetta da nessun tipo di patologia tale da poter dare allucinazioni, visioni, eccetera, eccetera. Quindi lui ha visto qualche cosa, questo è un dato di fatto. Poi cosa, come lo vogliamo interpretare, e qui ognuno, come diceva lei prima, dice la sua, no? Però io posso dire, secondo me, non ha mai mentito e non ha delle patologie psichiatriche di tipo tra i quali sintomi ci siano le allucinazioni.
Ecco, ci sono tantissimi casi in America di questi, di questo fenomeno, cioè l'esperienza vissuta da Zanfretta in sostanza ha delle quantità enormi in America, si chiamano abduction, rapimenti, insomma. Come si spiegano queste? C'è una letteratura enorme anche da un punto di vista del rapporto, insomma, l'ufologia si è estesa nel corso degli anni, si parla anche di rapporti tra gli extraterrestri, i grandi della Terra, insomma, si va anche molto, molto in là. Volendo trarre un succo, una sintesi da tutti questi rapimenti che effettivamente sono tanti, cosa si può trarre? Guarda, io non sono un ufologo, per cui non ho una cultura, diciamo così, specialistica sull'argomento. Certo, ovviamente nel tempo qualche nozione l'ho assimilata, soprattutto perché ho dovuto seguire questa storia e quindi qualcosa ho saputo. Adesso, quello che a me pare evidente, parlo qui da cronista, è che questi fenomeni, parliamo di oggetti volanti non identificati e quindi tutto quello che può essere correlato comunque con queste cose, sono assolutamente dei fenomeni concreti. Cioè noi non sappiamo che cosa siano, ma che ci siano degli oggetti volanti che insomma sfiorano le nostre teste e che quindi non si facciano riconoscere, per cui non sappiamo se sono diciamo così, velivoli terrestri oppure no, questo è un dato di fatto, ci sono. Va bene? Quindi questo discorso, vorrei fare una piccola certo, parentesi, io ho le nozioni astronomiche che abbiamo tutti, okay? Tra l'altro all'università ho dato anche un esame di astronomia, per cui so benissimo che non dovrebbero esserci alieni e nel nostro sistema solare non c'è vita e così via. Però, a prescindere da tutto, se queste cose succedono, se queste cose ci sono, avranno un'altra origine, ci sarà un altro perché dietro, però ci sono, perché non studiarle? Probabilmente c'è qualcuno che le studia, non dice niente e preferisce che tutto resti, diciamo così, nel silenzio per una questione anche di ordine pubblico. Abbiamo un altro frammento, e tanto tra poco dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo un altro frammento di Incontri ravvicinati del terzo tipo, tra l'altro bellissima anche in questo caso, grande cinematografia. Il dato che la sensazione anche vedendo la cosa dell'ipnosi di Zanfretta, che comunque non si vivesse bene in quel momento lì, cioè queste figure, queste realtà non fossero particolarmente vicine e amichevoli, anzi fossero ostili, questa è la percezione, no? Sì, no, sicuramente, ma io mi ribellavo allora, è inutile, continuo sempre a ripetere la stessa cosa. Se erano esseri umani, allora uno li affronta e non c'è problema. Ma lì era una cosa alta 3 metri, non era una cosa normale. E quindi, ma come si fa a stare calmi? Non si può. Nella percezione tra questi, diciamo quelli che lei incontrò nella notte a Torriglia e nella zona di Torriglia e quelle persone che invece vedeva nel centro di Genova, c'era una percezione diversa, gli uni più ostili, gli altri meno, qualcosa del genere. Quello che incontravo in città è una persona semplice, non mi parlava niente, mi seguiva e basta, faceva dei segni ma non riuscivo a capire il perché, era solo quello. Ecco, Di Stefano, ostili o amichevoli? Spielberg tendeva a vederli... Non direi, almeno se uno dovesse soppesare la sua esperienza e quindi valutare se sono stati, diciamo così, amichevoli o meno, chiaramente non erano amichevoli. Quello senz'altro, anzi direi che ammesso che esistano, ammesso che tutto si sia svolto secondo il racconto di Piero Zanfretta, sembrerebbe che tendessero a schiavizzarlo, ecco, da quel punto di vista lì. A fare una sorta di esperimento, perché mi sembra, sì, di capire, certo, che il casco... Però io aprirei un'altra piccola parentesi sul discorso Torriglia, perché per qualche ragione sconosciuta, quando succede qualcosa di questo genere, succede sempre lassù. Nell'88 allora, ci fu un'altra... Facciamo un mistero, andiamo in pubblicità, così nell'88 prego, vediamo. A tra poco. Andiamo a scoprire cosa succederà nell'88, cos'era successo nell'88. In onda, ultima parte di trasmissione dedicata al caso di Fortunato Zanfretta. Poi torneremo alla vicenda che diceva
di Stefano, perché è interessante, perché era una continuazione di quello che è accaduto. Infatti, andando avanti su quella che è la parte successiva agli incontri ravvicinati, si parla di questa scatola, una scatola che forse è la parte più controversa del suo racconto, perché in qualche modo, io, da una parte ci sono i testimoni, cioè comunque tanta gente che ha visto delle cose. In questo caso la scatola impone che sia soltanto lei ad averla vista. Certo. Vuole raccontare? Sì, io all'epoca questi signori, marciani, chiamiamoli come vogliamo, mi hanno consegnato questa scatola che io dovevo darla al professor Heineck, che io non conoscevo proprio. Col tempo me l'hanno fatto conoscere, diciamo così. Io ho mandato anche una lettera a lui, negli Stati Uniti, che se per favore poteva venire a Genova a prendersi questa scatola, perché io non potevo andare da lui. E dopo neanche un mese e mezzo, mi è arrivata una risposta con scritto che io questa scatola dovevo consegnarla all'epoca a Roberto Pinotti, che era responsabile, sì, degli ufologi, diciamo. Sì. Quando io l'ho incontrato, mi ha detto, guarda, io ho parlato con il professor Heiner, mi ha detto di dare pure la scatola a me, che io non ti do niente, se mi hanno detto di consegnarla a una persona. Comunque sia, se lui sarebbe venuto, io la portavo dove ho questa scatola ancora oggi, se la prendeva. Poteva vederla solo lui. E oggi non eravamo neanche qua a fare questa discussione. Cosa contiene la scatola? La scatola è fatta a questo colore qua, metallizzato. È 60x60. È un cubo. Sì. Dove tengo questo oggetto, io entro dentro, gli metto la mano sopra, adesso non cerco di non andare nei particolari, sì, come, certo, come cammino, come no. Appena io metto la mano sopra, le luci di questo posto si abbassano e parte come una saldatura, diciamo, in tutte le parti del cubo. Poi a un certo momento si apre il coperchio, i fianchi, la parte davanti, e poi il coperchio e la schiena si abbassano. Dentro c'è una sfera di vetro. A metà un liquido celeste, e dentro c'è una piramide a tre facce, non a quattro. Dal momento che io la apro, questa piramide incomincia a girare in tutti i sensi e dà scariche elettriche. E quindi questo liquido, pian pianino, incomincia a diventare sempre più chiaro finché non emette un'enorme luce, che si alza e si abbassa. Poi sto lì un'ora e mezzo, poi mi sposto un pochettino e automaticamente si chiude tutto. E io ne esco fuori. Stefano, poi torniamo sull'88. Questa cosa come... Questa è la sua versione dei fatti. Io onestamente non ho mai visto la sfera in questione, per cui non intenderei neanche fare un atto di fede, nel senso, certo, di dire ci credo o non ci credo. Questa, io per carità confido nella sua buona fede, però io non sono mai stato testimone di questa sfera. Moretti, secondo lei? Idem. Non l'ho mai vista. Quindi, ecco, però c'è differenze percettive, anche in questo caso qua, rimanendo che si può parlare un po' da tutti i punti di vista di questa storia. Da una parte degli incontri come quelli, diciamo, di notte, certo, che possono essere, dall'altra incontri strani, però nel centro di Genova, adesso un rapporto, diciamo, tra sé e questo oggetto molto esclusivo. Sì, effettivamente, però siccome questa volta lui parla di un elemento chiaramente oggettivo, un elemento che anche altri, no, potrebbero vedere, eccetera, eccetera, ci troviamo in una situazione leggermente diversa rispetto al discorso iniziale, no? Quindi mentre io dico sì, senz'altro alla buona fede, ai vissuti emozionali particolari delle prime ipnosi di quel primo periodo, diciamo, non mi pronuncio su questa situazione della sfera, non mi pronuncio, ma in senso letterale, quindi non mi pronuncio ammiccando, no, non mi pronuncio e basta. Ho capito. Dicevi, l'88, cosa accade nella zona? Era nel settembre dell'88, mi pare, e di nuovo a Torriglia, in una località chiamata Monteprela, cioè è una delle alture che circondano Torriglia, e esattamente nella zona chiamata Quota 1000, cioè in quel punto sono 1000 metri esatti, sì, sul livello del mare, e cominciarono a esserci di nuovo questo genere
di apparizioni, diciamo, no? Un grosso disco volante luminoso, e lo videro in diverse persone. E finì sui giornali perché a un certo punto era diventato un luogo di attrazione e c'erano andate diverse persone. E nel pomeriggio, un pomeriggio di una domenica di settembre, andarono pure quattro ragazzini, no? con le moto, con i motorini. E se no che andavano a vedere, ripeto, come se fosse una qualunque attrattiva del posto, no? E sono andati lì e questi sostengono che è arrivato a un certo punto dall'alto di questo monte, si è librato questo disco volante ed è andato verso di loro. Al che questi terrorizzati sono scappati e ne hanno lasciato uno a piedi, perché erano due persone per motorino, no? E al che questo si è messo a rincorrere, insomma, la cosa, per farla breve, è finita dai carabinieri. Quindi i carabinieri hanno dovuto di nuovo interessarsi della questione. Ed è durato 8-9 mesi questo fatto. Tra l'altro io ricordo la testimonianza di un operaio che abitava a Garaventa e andava a lavorare a Torriglia, quindi passava sempre lungo quella strada, è arrivato a un certo punto spaventato perché si vedeva questo grosso ellisse, chiamiamolo così, luminoso, e lui sosteneva anche che di aver visto degli esseri fermo, luminoso lì al mattino. Bene, e lui sosteneva di vedere anche delle persone, o comunque diciamo così, forme umane che passavano davanti a questo oggetto. Insomma, era così spaventato che faceva un giro di 20 chilometri lì in quei sentieri per poter andare a lavorare a Torriglia. Cioè evitava di prendere la strada diretta perché aveva paura e quindi attraversava. Ma ci furono diversi testimoni, fu un assessore, poi più nulla. Poi improvvisamente, così come era apparso la prima volta, questo fenomeno scomparì. E quindi da allora, almeno che mi risulti, perché poi io non ho seguito, mi sono occupato di ben altro, non mi risulta che ci siano stati più fenomeni di questo genere. Zanfredda, poi altri fenomeni dopo le persone incontrate a Genova, al di là della scatola, altri incontri ci ne sono stati? No. L'unica cosa, all'epoca mi hanno detto aspetta il nostro ritorno che veniamo a ritirarci la scatola. Ultime parole famose, sto aspettando ancora oggi. Non ha un'idea di, non c'è stata una data, non c'è stata no, una... No, assolutamente. Lei come ha vissuto questi anni a partire, diciamo... Cioè, come sono stati vissuti, soprattutto magari negli incontri che faceva Genova, cioè non c'era la paura, il fatto di essere inseguito, insomma, una paranoia, qualcosa io, effettivamente... Io posso dire solo una cosa, che se potessi tornare indietro, preferisco che mi trovano magari addormentato in macchina, o non bevuto, magari me la cavavo con un mese di sospensione e magari non disturbavo... le migliaia di persone che si sono interessate al mio caso, se potessi tornare indietro, ma io invece devo andare avanti. Ecco, è stato ospite di molte trasmissioni televisive, sì. Ovviamente, e a livello nazionale, da Enzo Tortora ai primi tempi, ad arrivare a Enrico Ruggeri, e qualche volta, insomma, anche la situazione è stata aspra, magari irrisoria nei suoi confronti. Lei come ha vissuto questi momenti? Ormai ci sono abituato e non ha senso più arrabbiarsi, io lascio fare... Pensare che credono o che non credono, oppure di prendermi per i fondelli, per me va bene, io non sto lì a andare oltre, e io sono qua e non vedo perché ormai mi devo più arrabbiare, tanto purtroppo il mondo è pieno di persone, come hai detto tu prima, che credono, che non credono, oppure si creano un qualcosa per far credere, diciamo, quindi... Io non mi creo più questi problemi. In famiglia com'è stata vissuta questa storia? Ormai la mia famiglia non c'è più da qualche anno, purtroppo sono separato e non è stata una bella cosa comunque, perché è stato un danno anche per la mia famiglia. Però comunque la strada è stata quella e la sto percorrendo ancora adesso, quindi... Il percorso diceva di ecco, questo... Sì, proprio a seguito di quanto ha detto Zanfretta, queste persone in realtà subiscono dei traumi, sono persone traumatizzate. A me non interessa come medico se ci sono stati marziani o come li vogliamo chiamare, se hanno vissuto queste cose nel sogno, non mi interessa.
Fatto è che queste persone sono persone che poi restano traumatizzate per tutta la vita. Traumatizzate a livello di come può esserlo una persona che ha subito una violenza. Quindi vanno aiutate sotto il profilo medico e psicologico. È una parte di cui normalmente non si parla questa, ma per loro è importantissimo invece. Vanno visti anche come, tra virgolette, pazienti, no? Vanno aiutati. Dicevamo, abbiamo più pochi secondi, sì. il tuo libro, oltre a questo che dicevi dell'88, ci sono altre cose nuove che aggiungono? L'interesse degli americani verso il caso Zanfretta, ci sono stati due misteriosi americani, una coppia di americani che sono venuti qua, hanno preso contatti con lui e con me, avevano proposto tutta una serie di cose. Non abbiamo mai saputo chi ci fosse dietro queste persone e poi è arrivato a un certo punto, io stesso ho rifiutato le offerte di queste persone per il semplicissimo motivo che c'erano troppi, diciamo così, lati oscuri e quindi pericolosi, potenzialmente pericolosi. Ti sei mai chiesto chi poteva essere? Ma da quello che ho capito si trattava di imprenditori, cioè di un qualcosa di privato, ecco, però chi può dirlo? Questi sono venuti qua Su che cosa erano più interessati? Erano interessati alla sua sfera, perché sostenevano che ce n'erano altre due in giro nel mondo e loro erano riusciti a mettersi in contatto con coloro che l'avevano o forse addirittura ne disponevano di queste sfere e ce ne voleva una terza, la terza era la sua. Quindi per loro era assolutamente normale, diciamo così, avere a che fare con questo fenomeno e spiegarlo, cioè loro addirittura lo volevano quantificare, avevano detto che l'avrebbero coperto d'oro praticamente, cioè gli avevano detto lei economicamente non avrà mai più problemi per tutta la vita. Però siccome c'erano, ripeto, un sacco di punti oscuri, personalmente ci ho pensato su e ho preferito non approfondire la cosa. Siamo arrivati al termine, io ringrazio Fortunato Zanfretta, ringrazio Di Stefano e ricordo il suo libro Caso Zanfretta, che per chi fosse interessato, ringrazio il dottor psicoterapeuta, specialista in ipnosi Mauro Moretti di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Zanfretta, ovviamente se per caso risentisse queste persone vengono qua, li intervistiamo tutti e siamo qui adesso. E andiamo in pubblicità, grazie ancora a tutti quanti voi e ovviamente in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. A tra poco.